Il tuo progetto delle terme è vecchio, è superato. A quanto pare non sono più necessario. Se ti verrà qualche nuova idea, se ne potrà riparlare. Antica Roma, epoca imperiale. Lucius è un progettista termale di gran perizia, in un periodo in cui la cultura del bagno collettivo ha il suo massimo sviluppo. Un giorno però, durante una delle sue immersioni in una vasca termale, l'uomo inizia inaspettatamente e inspiegabilmente a viaggiare nel tempo. Il risveglio è traumatico, l'uomo si ritrova infatti in un bagno termale dell'odierno Giappone. Al suo ritorno nell'antica Roma, l'uomo utilizza le conoscenze apprese nel suo viaggio per entrare nelle grazie dell'imperatore Adriano. Da allora i viaggi diventano sempre più frequenti e le acquisizioni tecnologiche riportate sempre più sbalorditive. È proprio un tipo... Ma ad un certo punto, il corso della storia rischia di essere cambiato per sempre. Un prezioso papiro. Deve trattarsi di un documento di valore. È l'accuratezza della ricostruzione scenografica la prima caratteristica che salta all'occhio di quest'opera di Hideki Takeuchi, Terme Rome, tratta da un fumetto estremamente popolare scritto dalla mangaka Mari Yamazaki. Storia. La risoluzione della vicenda è prevedibile, così come l'immancabile controfinale, ma il senso di freschezza che si respira in questa commedia fa in modo che si provi per essa un'istintiva simpatia.